quadro dedicato all'uomo simbolo del nostro risorgimento, un uomo che nella vita, Garibaldi, fu un vincente e perdente al tempo stesso, raccontato oggi in libera uscita dai libri di storia in un momento delicato e molto umano. La nostra rubrica Secrets, scritta da Luigi Ceccarelli e interpretata da Roberto Pedicini. Due scarpe sformate e un pantalone troppo lungo, ma soprattutto un fodero di sciabola a riposo, quieto come un fiume. E poi una mano poggiata sull'elsa. L'altra mano tiene distrattamente un sigaro, una camicia ruggine dai larghi sbuffi alle maniche e uno straccio multicolore poggiato pigro sulle spalle. Poi una barba fluente e un po' incolta, capelli lisci e uno sguardo perplesso. Quest'uomo è Giuseppe Garibaldi. È lui, l'eroe dei due mondi, la leggenda vivente, il nizzardo che piega ogni tiranno in nome della libertà, il terrore degli eserciti regolari. Questo ometto che fuma con aria assorta guarda la pianura sottostante, Capua, il fiume Volturno, dove si è compiuto l'ultimo atto di una vicenda che echeggerà nei secoli. Un migliaio di volontari di ogni età, professione e ceto sociale hanno chiesto alla storia l'impossibile. E l'hanno ottenuto. Fare di un urlo di libertà, impastato di volontà, una legione imbattibile, un vento che travolge tutto quello su cui passa e lo converte alla lotta contro l'arroganza e l'ingiustizia, contro i privilegi e le vigliaccherie. Ora, dopo l'ultima grande battaglia, questi occhi indugiano su pensieri e luoghi, vicini, lontani. Urla e sospiri, notti insonni, freddo, piombo, spari, carezze, sorrisi. Ora, solo in questo momento, quest'uomo sta prendendo consapevolezza di quello che l'aspetta. La più terribile sconfitta immaginabile. Non una battaglia, no, magari. Molto peggio. Sarà la politica, la concreta e ineluttabile ragion di Stato a infilzare il suo corpo, le decisioni che si prendono nei saloni sfarzosi. Non è certo Giuseppe, no. Lo sente, lo teme. Teme quelli là, soldati che non hanno niente a che fare con lui. Questi lo fanno per soldi, per lavoro. Questi sono dei nostri, ma sono della stessa pasta di quelli che ha sconfitto. Ai suoi garibaldini ora pensa Giuseppe e teme per loro, per quelli che ci hanno lasciato la vita, per quelli che sono sopravvissuti. Cosa sarà di loro? Già vengono guardati con un sorriso sulle labbra dai corpi regolari. Loro, quei due laggiù ad esempio, ignari diavoli che di battaglia ne sanno una più di qualsiasi cadetto da accademia militare. Speriamo bene. Oggi Giuseppe è svuotato, inquieto. Come chi ha superato l'esame, ma si accorge che quello vero arriva dopo. Sa che domani lascerà tutto nelle mani del re. Un passaggio necessario. Ma il vecchio repubblicano, convertito per amore del suo paese, fiuta la trappola. Lui ama la libertà dei popoli. È l'unica cosa in cui crede. E quello che oggi ha unificato è il suo popolo. Quello che crescerà i suoi figli. Italia, non tradire questi ragazzi. Il sigaro fa arrivare il fumo ai suoi occhi, che sicuramente per quello si arrossano e un po' lacrimano. Siamo ad Art News e Salvo ha ultimato la